pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tempo principessa contro Boateng fans, andiamo da qualche protagonista. Garbini! 0-3, cose che non hanno funzionato in questo primo tempo. Dobbiamo impegnarci di più per provare a recuperare. Spero di vincere. Con quale strategia? Migliorare tutto. Ok, in bocca al lupo. Andiamo dal portiere nuovo. Portiere, cognome? Pignataro. 3-0. Stai giocando parecchio gol. Stai giocando bene, stiamo giocando bene. Questa è la prima partita che faccio con loro, una buona squadra, puntiamo alla vittoria. Secondo te nel secondo tempo cosa si può migliorare ancora in questa squadra? Ma forse un po' a difesa, abbiamo qualche disattenzione a volte sulla fascia destra, abbiamo lasciato un po' liberi, però va bene così comunque. Ok, in bocca al lupo. Amici telespettatori, benvenuti nel post partita tra Boateng Fans e FC Principessa, partita terminata 4-8 in favore di questi ultimi. Siamo qui con i due migliori in campo, ovvero Garbini e Marino. Partiamo da Garbini, una partita cominciata male, è subito in salita nel primo tempo, è finito 3-0. Poi nel secondo tempo, dopo 15 minuti, avevate recuperato. Dovevamo cominciare ad attaccare, poi ci siamo persi. Dopo aver raggiunto la parità, come mai? Sei stato un nuovo calo visto nel primo tempo? Ci siamo persi, no? Abbiamo calato quando ci siamo distratti. No, perso. Secondo te a cosa è dovuto questo calo psicofisico? Non ho idea, spero di rifarci la prossima e provare almeno a qualificarci e non uscire dal torneo. D'accordo, ti faccio i miei complimenti e ti auguro in bocca al lupo. Ciao. Marino, una partita strepitosa la tua, anche difensiva, però avete rischiato. Sì, per me sempre rischiamo, però alla fine di solito riusciamo sempre a portare i tre punti a casa, diciamo riusciti un'altra volta. Come mai avete sempre, cioè vincete, però... Prima parecchi gol. Buono core! Che no, troppo nervosismo e non riusciamo a mantenere buono core! Il risultato e a volte... Ma qui non è dovuto al fatto che magari, per esempio, come oggi, dopo il primo tempo avete pensato... Dove? Che la partita fosse già sì, chiusa. Sì, ma anche proprio questo. Sì, sì, sì. Non riusciamo a mantenere i nervi saldi, come si dice. Attenzione al massimo. Sì. Ho capito, vuoi salutare qualcuno, dedicare la presentazione a qualcuno? Alla squadra, sempre alla squadra. D'accordo, complimenti. Grazie. E bocca al lupo per il proseguo. Crepi. Ciao ragazzi, ciao.